Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? John, sento qualcosa. Ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. Queste note sono state scritte dal fondatore della setta dei sette. Parlano di fondi stanziati per il restauro della biblioteca. John, questo libro descrive l'arrivo di uno straniero alla missione. Fu lui a fondare la setta dei sette. Forse era Lopez. È come sull'opuscolo. Ci stiamo avvicinando. Dobbiamo cercare ancora. Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. La fine dei tempi. E sotto le sue ali troverai rifugio. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. C'è un affresco intero qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento è inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo sette. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dominguez? In qualche modo. Ezio è troppo giovane per tutta questa responsabilità. Deve essere dura per lui. Non oso immaginarlo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Funzionato. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione qui. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Ah.
funzionato. Non vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Con lo specchio ti tiro su io. È andata. La luce indica la via. Che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Ah! Lara! Tutto bene? Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Diamo un'occhiata a questi affreschi. Sembra che queste persone siano state torturate, appese al soffitto. Questa non era semplicemente una cripta. Ce la farò. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo? Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Così Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Dovrò premere. Metto che è la setta dell'opuscolo. Meno male che non c'ero ai tempi di Lopez. Poi i romani piantano i chiodi. Quell'iscrizione. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Pensi si rivolga a noi. Non farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Ok. All'opera. Che è successo qui?
Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Bang. Zero testimoni. Lo scrigno di Ishe. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Fermi! Devi liberarlo! Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma... era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi.
tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato. Il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta! Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo, assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Che diavolo? Ma era Rourke? Quello appena passato? Sì. Dovremmo chiamarlo? Col cavolo! Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. I contatti radio sono stati minimi. Vulcano. E poi? Comandante Rourke? Tenete libero questo canale. Signore, sentiamo un gran trambusto a nord-ovest. La situazione è sotto controllo. Ripeto, liberate questo canale. Qui Rourke, chiudo. Maledizione, ci sta abbattendo! Laggiù, presento stile! Sembra una vettura! Gli occhi sono nemico! L'hanno lasciata sola nella chiesa. Là dentro era il delirio. Ovviamente, ma era Croft. C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi. Come può pensare di scappare? Ok, ora sappiamo che il nemico è qui. Ricevuto. Ora si fa sul serio. Dove sei? Sono nel canneto. Qui non mi vedono. Resta al riparo. Sto arrivando. Ha, ha.
priorità nel canneto. Priorità trovare Lara Croft. Sentite il comandante? Andiamo a caccia! Croft, lo so che sei là fuori. Avrei dovuto ucciderti in Siberia, ma Dominguez non era d'accordo. Ho commesso un errore, ma ho intenzione di rimediare. Ora! Dovrà morire, prima o poi. Quell'ombra è sospetta. Ehi, dove sei? Ah, non mi piace. Ehi, sai, c'è ancora del rum in alcuni barili. Accidenti, Jameson, pensa a lavorare. Fa che stia bene. Stai bene? Sto bene, sto bene. Ok. Jonah! Oddio. Pronto? Ok. Ci sono, sto bene. Ma che ti è saltato in mente? Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Perdiamo quota, sentiamo di attenzione. Basta. Richiamo
Capitano, motore riavviato. Comandi pilotati. La Paola spacca. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez, è della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucho. Se hai bisogno, chiama. Ok. Come sta procedendo il piano, Ezli? Abbiamo delle idee. Ucho? Le truppe di Kukulkan seguiranno il Sakbe fino al ponte di pietra per raggiungere la piramide. Se li prendessimo frontalmente, saremmo praticamente sicuri di intercettarli, ma potrebbero sopraffarci facilmente. Passando di qua, invece, saremo più al sicuro. Ma servirà un tempismo perfetto, altrimenti ci sfuggiranno. C'è un altro modo. Voi li attaccate frontalmente e io li prendo alle spalle come un cecchino. Sarebbero in trappola. Ogni piano comporta dei rischi, ma credo che questo sia il migliore. Bene, allora ai tuoi ordini. Prepara le truppe. Andiamo.
Qui ci separiamo. La tua strada è di là. Lara. È un portafortuna. Prendilo. Ezli, non posso. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Grazie. Fa attenzione, John. Anche tu, dolcezza. Jonah, ce l'ho fatta. Vedo il ponte. Merda. Hanno fatto saltare il ponte. Troveremo un'altra strada. Ok. Lo vedi quel fumo rosso? Sì. Do un'occhiata. Un Uratu ha detto che il fuoco Cremisi era il suo destino. Ok. Non metterci troppo. Comando, qui Cardinal 2. Il ponte è stato distrutto. Ottimo. Capi squadra, coordinatevi con i mezzi di supporto. Gallina 2, date assistenza visiva. Ricevuto. Ricordate, gente, ogni barco può essere sfruttato dal nemico. Altri elicotteri. Yash, li sta sterminando. Cardinal 8, nemici avvistati. Cambio rotta verso 105. Stabilite una zona calda e teneteli lontani dal tempio a ogni costo. Facciamo progressi in tutti i settori, ma le perdite sono ingenti. A tutte le unità, state alla larga dalle pareti. Raggruppatevi. Sovrapponete le linee di tiro. L'origine del fuoco. Posso arrivarci. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. Era questo il destino di un Uratu.
Sei tu il fuoco cremisi. Credo che tu e io dovremmo allearci per sconfiggere Kukulkan. Isha. Ho alleati. Gli Yashil sono con me. Cosa? Spero tu sappia quello che fai. Anch'io. Comandante, abbiamo avvistato Crota. È con gli Yashil. Cosa? Niente distrazioni. Fatela fuori. Grazie, Kukulkan, per questo dono della rinascita.
Noi ora siamo pronti a ricevere il tuo potere. Questo rito devo completarlo da solo! Si stanno sbagliando. È tutto sbagliato! No! Gli spetta di diritto. Dacci lo scrigno. No, no, non posso. Devo proteggere Paetini. Tutti creiamo il destino. Non solo tu, tutti noi. Insieme. Starda fino alla fine. Attacca! In uno. Sono circondato, senza munizioni! No! Vi prego! No! Jonah, Rourke è morto. Cerco Dominguez, devo fermare il rituale. Li terremo a bada il più possibile. Qui squadra Z, l'Alto Consiglio è sotto pesante attacco. Serve... Andatevene di lì, cazzo!
che il sole si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano e la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Vulcan. Distruggi chiunque minacci il tuo potere e la tua forza. Vulcan, proteggi, guidaci, aiutaci a ricreare e rigenerare, rafforzare ed elevare. E il sole si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Trovatela, non deve invischiare. E la luce splenda su un mondo di nostra concezione. Niente mi impedirà di ricreare il mondo! Oggi prendiamo il controllo del nostro destino! Mia vita! Non puoi affrontare un dio! Finora ti ho risparmiato, Lana. Ora basta! Spareresti a un dio! Arrogante! Sono io quello che deve proteggere Paititi! Arrogante! Pareresti a un dio! No! Attacca quanto vuoi! Kukulkan mi renderà più forte! Arrogante!
Pensavo che fossi più furbo. Mi dispiace. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara. Lo farò. L'esploratrice Lara Croft dovrà battere il re. Battere il re? Credo che avrebbe da ridire al riguardo. Tesori miei, potreste per favore fermarvi un secondo? Oh, certo, mia regina. Uno! Mi fai vedere? Ma certo. Ci sei tu, ci sono io e c'è papà. Dove siamo? Alle Hawaii. Con questa chiave e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo l'attacco di un giamaro. Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. No, sei tu il mio assistente, non lo sai? Giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero dimenticato. Adesso desidero che mi porti al museo. Beh, credo che si possa organizzare. E compreremo un taccuino nuovo per i tuoi disegni. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco cremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara.
Onorato. Mia madre. Guerriera. Ribelle. Regina. Sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora, seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Allora torna qua che è cu domani. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Ah, Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrai tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. Oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta, aspetta. Ezli, ti va di mostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah. Ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa. Que todo el mundo
Thank you.
Thank you.